oggi, mercoledì 5 settembre, ci siamo ritrovati come scuola per una giornata formativa con la dottoressa Luciana Ferraboschi. Stiamo iniziando come scuola questo percorso relativo alla progettazione didattica ed educativa. Vogliamo chiederle che cosa significa, che cosa rappresenta la progettazione didattica ed educativa per una scuola. Allora, la progettazione didattica è l'espressione della professionalità che esprime una scuola. Quindi lavorare sul piano della progettazione significa prefigurare le azioni che la scuola metterà in atto per realizzare gli apprendimenti comunque gli aspetti di carattere educativo. Quindi sicuramente è il percorso che la scuola costruisce e che garantisce a tutti gli alunni la possibilità di arrivare al successo formativo. Credo che sia un aspetto qualificante per una scuola avere la possibilità di stabilire in anticipo quali saranno le azioni e le esperienze che metterà in atto per determinare alcuni traguardi precisi. I traguardi precisi sono quelli naturalmente che fanno riferimento alla normativa, al ministero, eccetera. L'uso della conoscenza, va bene? Quindi lavoriamo pure sulle conoscenze e poi però mettiamo il ragazzino nella possibilità di utilizzare le cose che sa, non solo nel contesto scolastico, ma anche fuori di qui. Uno degli aspetti che caratterizza la progettazione didattica è la dimensione della valutazione. Tutti noi abbiamo una percezione un po' negativa della valutazione, nel senso che la identifichiamo con il voto. Invece oggi che cosa rappresenta la valutazione appunto per una scuola e quindi per uno studente? Allora, la valutazione è la parte finale della progettazione, perché come scuola io progetto dei traguardi e sono gli stessi traguardi che poi devo andare a valutare tradotti in comportamenti competenti. È importantissimo pensare che ognuno raggiunge dei traguardi rispetto alle possibilità e alla potenzialità che ha, e quindi non è necessario che arriviamo a una standardizzazione della valutazione, ma dobbiamo essere in grado di dire in termini di risultati e di processi di apprendimento ciò che ogni ragazzino è stato in grado di fare. Ecco perché noi facciamo riferimento ai voti, perché il Ministero ci dice che dobbiamo poi esprimere attraverso i voti, ma non è la valutazione attraverso i decimali l'unica modalità di valutazione. Ai voti dobbiamo far corrispondere la descrizione del funzionamento di questo bambino, perché ognuno ha un modo di funzionare e di arrivare a dei traguardi che è diverso. Oggi la valutazione formativa fa riferimento esattamente a questo, per cui valutare serve non per selezionare e dire tu sei arrivato e tu no, ma valutare serve per migliorare il processo di apprendimento, per dare all'alunno e alla sua famiglia dei feedback che servono per migliorare il processo di apprendimento. Questo secondo me è l'aspetto importante della valutazione. Ringraziamo la dottoressa Ferraboschi, ci accompagnerà come scuola primaria durante tutto questo anno per elaborare la nostra progettazione didattica ed educativa.